Ciao ragazzi, ciao a tutti e oggi nuovo tutorial, siamo al periodo di San Valentino, ecco quindi un paio di orecchini a tema. Li ho chiamati heart perché mi sembrava la cosa più logica visto che comunque avevano una forma di cuore e poi sinceramente non avevo molta ispirazione a livello di nomi e quindi sono andata sul normale. Allora, io avevo postato questi orecchini in un altro colore, quindi questi, su Facebook. Sono piaciuti. E visto che comunque non a tutti piaceva il rosso e nero e dorato, ho deciso quindi di trovare altro materiale. Per fortuna l'ho trovato. E di questo colore, che tra l'altro a me piace veramente tanto. All'interno c'è un cabochon viola, spero riusciate a vederlo. E quindi di conseguenza ho deciso di creare il tutorial di questo colore. Bene, buona visione del tutorial. Adesso passiamo all'occorrente. Ciao a tutti e spero di vederne veramente tanti realizzati. Ciao ciao, a presto naturalmente. Il materiale che ci occorre: candy innanzitutto, o comunque un cabochon doppio foro 8 mm. Abbiamo bisogno del Super 2, io lo sto usando della stessa tonalità. Poi abbiamo bisogno delle 80, io ne sto usando di due colori. Poi abbiamo bisogno naturalmente Miyuki, le Miyuki 15 e 11, la tonalità è bronze. E ago filo, ago beading classico 11 e poi sto usando il numero 15 perché riprende un po' la colorazione, vedete, delle candy, non voglio che si veda il filo e di conseguenza ho scelto questo colore. E poi potete eventualmente usare monachelle, io sto usando queste monachelle del color rosato che riprendono un po' le candy. Bene, presumo di aver detto tutto. Naturalmente ci sarà tutta la lista dei materiali nell'info box. Ok, naturalmente non possiamo dimenticare il cabochon 18x13, vanno bene tutti, sia questi che quelli tipo questi qui in resina di Tintin. Ok, allora procediamo e iniziamo col tutorial. Buona visione del tutorial. Allora, la sequenza da inserire è la seguente. Dobbiamo inserire eccole qua. Allora, una candy, una super duo, una 11, una 8, una 11, una super duo, una candy, una super duo, una 11, una 8, una 11, una super duo, una candy, una super duo, una 11, una 8, una 11 e una super duo. Quindi tre candy alternate a questa sequenza. Chiudiamo a cerchio come al solito. E direi che ormai penso lo sappiate fare tutti, e quindi ci vediamo quando avete creato il nodino, avete eliminato diciamo la coda e siamo pronti, spostandoci naturalmente di qualche rocaille, a partire con la creazione quindi dell'incastonatura del cabochon. Ok, ci vediamo subito. E la prima cosa che andremo a fare, questo il decoro, questo qui, questo a V, vi servirà dopo per quando poi incastoneremo il cabochon. Ecco perché lo facciamo subito. Quindi io sono qui, entro dentro la super duo, esco dalla rocaille 110 prima della 80 e inserisco 515. Mi inserisco all'interno della 11, questa subito dopo la 80. Esco naturalmente anche già subito. Esco quindi dalla super duo e giro il lavoro da dietro in questo modo. Qui inseriremo 7 110, portandoci all'interno della super duo e naturalmente passando poi all'interno delle perline successive per poter poi uscire già direttamente all'80. Allora, usciamo dall'80, dobbiamo inserire questa sequenza, cioè 2 15 3 11 2 15. Ci portiamo all'interno naturalmente della 80, però dal lato opposto.
Ho messo le 15 perché se avessi messo le 11 avrebbe dato fastidio. La 11 è troppo grande. Non so se sono stata chiara in questo passaggio, comunque ve lo specifico ulteriormente. Allora, dove ci sono le candy, bisogna inserire il 7, Rockail 110. Dove ci sono le 80, cioè queste qui, dovete inserire 2,15, 3,11, 2,15, ok? Per tutto il giro, anche dove qui c'è la decorazione, mi raccomando. Ok, andiamo avanti. Quindi inserendo le ultime rocaille del giro per essere pronta ad inserire il cabochon. Allora, da questa parte ci troviamo questa parte qua. Ok, quello con la decorazione centrale a V, che deve essere la parte, diciamo, centrale del cuore. Prendiamo quindi il cabochon e lo inseriamo e cominciamo poi a tirare bene. Bisognerà inserire bene tutto il cabochon, quindi passiamo all'interno della lavorazione. Non si incastonerà bene bene il cabochon. Quindi piano piano andrete a tirare. Col Miyuki non si può tirare troppo perché altrimenti si spacca. Quindi procedete in questo modo, piano piano, e vedrete che riuscirete a incastonare bene senza rischiare che si rompa tutto. Quindi andate avanti in questo modo, piano piano, ad incastonare il cabochon e vedrete poi che sarà incastonato perfettamente man mano che tirate il lavoro, ok? Ci vediamo quando avete effettuato questa operazione. Abbiamo quindi incastonato il cabochon dovunque voi siate, se siete comunque qui dove c'è la 80, e noi passiamo all'interno quindi della rocaille centrale, spostandoci anche attraverso le rocaille precedentemente inserite. Ok, quindi qui passiamo attraverso la 8, attraverso la 11, usciamo dalla 11 e entriamo all'interno della candy per poi uscire. Ok? A questo punto noi usciamo anche, perché potremmo tranquillamente uscire e salire su da qui, ma io non voglio che si veda il filo, quindi usciamo dalla Super Duo, scusatemi, successiva, saliamo ed inseriamo nuovamente una 8 di un altro colore, io sto usando un altro colore, e una 11 portandoci all'interno, non so se riuscite a vedere bene, portandoci all'interno della candy, quindi uscite dalla Super Duo 8 e 11 nuovamente al contrario, quindi di qui 11 e 8 sempre nella Super Duo. A questo punto qui noi dobbiamo inserire sempre una 8, poi una 11 e un 8 portandoci all'interno della Super Duo successiva. Eccoci qua.
nuovamente una 8, una 11 all'interno della candy. Mi raccomando, ci stiamo avvicinando dove qui c'è questa decorazione. Se non rimane ben salda, tirate la rocca al centrale, vedete che si posiziona perfettamente. Quindi, nuovamente sempre una 11 e una 8. A questo punto, vedete, noi ci troviamo. Vediamo se riusciamo a vedere. Noi siamo fuori la Super 2, ok? Abbiamo appena inserito la 11 e le 8, siamo entrati nella Super 2, siamo usciti. Qui non dobbiamo inserire la sequenza che abbiamo inserito, ad esempio, qui. Dobbiamo inserire semplicemente 2,15 portandoci all'interno della 8. E uscendo naturalmente, così. Nuovamente due 15 nella Super Duo. Eccoci qua. Qui ripetiamo la stessa operazione di prima, quindi una 8 e una 11 all'interno del foro. Facciamo naturalmente questo fino ad arrivare qua, perché qui può creare la parte finale, che è questa, ok? Quindi ci vediamo quando siete arrivati qui, inserendo le stesse cose che abbiamo inserito qua, cioè la 8, la 11, la 8. Ora siamo qui, ok? Fuori la 11. Inseriamo 2 11, una super 2. Le portiamo al fine del filo, così, ok? Inseriamo 3,15 e rientriamo nella Super Duo, per poi nuovamente inserire altre 2, 11, 0, quindi 2,11 portandoci all'interno di queste, della 11 e dell'8. Tiriamo il filo, vedete, si è creata la parte finale. Siamo a questa altezza, cioè dove c'è la 8 e sotto c'è la Super 2. Inseriamo 2,15 portandoci all'interno della 8,0, quella successiva. Tiriamo il filo, passiamo attraverso la 11, la 8, inseriremo altre 2,15. Dove c'è sotto la Super 2. Passiamo anche attraverso queste, usciamo dall'altra parte e a questo punto creiamo il cappietto, quindi usciamo dalla Super 2. Quindi inserite una 15, 2 11, 3 15, 2 11, una 15, portandovi all'interno della Super 2 successiva, questa per intenderci. Ok. Una volta quindi che avete inserito cappietto, dovete passare attraverso la lavorazione naturalmente, rafforzatelo
passando all'interno nuovamente, tornando indietro e passando nuovamente, perché è il filo Miyuki, è necessario. Poi a questo punto passiamo, usciamo dalla 8-0, questa dove sotto c'è la super 2, e inseriamo 2-15. Passiamo attraverso la lavorazione, nuovamente 2-15, dove qui c'è la super 2. A questo punto passate all'interno della lavorazione, create un nodino come vi ho già fatto vedere in altre situazioni, e l'orecchino quindi è pronto per essere indossato. Bene, adesso chiudo tutta la lavorazione e ci vediamo quando l'orecchino è finito. Vi consiglio eventualmente, invece di tornare indietro a questa altezza, di passare attraverso la lavorazione e passare quindi ulteriormente attraverso il cappietto, perché prima si rafforza tutto il cuore, anche questa parte finale che col Miyuki se no tende a rimanere troppo morbida. E poi perché vi semplificate la vita, perché si sa, quando si passa più volte attraverso certe rocaille, certe perline, si ha poi difficoltà. Quindi non fate altro che passare attraverso la lavorazione dal lato esterno e vedrete che riuscirete meglio in questo modo, ok? Ecco quindi gli orecchini finiti, spero che sia stato tutto chiaro. Naturalmente sono sempre a vostra disposizione per informazioni e a presto naturalmente con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!